Oggi dedichiamo la nostra attenzione a questo mostro di amplificatore, a cui sfortunatamente manca una manopola. È un Kenwood KA7020 ed è un oggetto mostruoso. È un oggetto mostruoso. Perché qua mi dà intanto 400 watt di consumo, poi è uscita per 4 casse ed è un mostro, ha un peso bestiale. Adesso lo apriamo perché ha un problema su un canale, su uno dei 4 canali fa degli strani rumori e quindi vedremo un po' di che si tratta. Due giganteschi trasformatori completamente schermati, un peso notevolissimo. Ora lui si accende, ma come dicevo fa questi strani difetti. Vedo che c'è un relè che è stato manglato e si può aprire, ma non è lui il problema. Io ho letto online su diversi forum, a parte il discorso del recap, che potrebbe essere plausibile, ho letto che spesso ci sono dei regolatori di tensione che falliscono e quindi sovraalimentano dei circuiti integrati che stanno, credo, sul pannello frontale, e questo crea i problemi che adesso cercheremo di vedere. Collegherò gli altoparlanti da ben 10 watt, 8 ohm, 10 watt, io devo costruire delle casse per questi spettacolari altoparlanti e vediamo un po', facciamo la prova, vediamo cosa succede. Ecco, abbiamo collegato l'amplificatore, sono selezionato sulle casse A, quindi quelle a cui ho collegato gli altoparlanti. Se non ricordo male il problema è sull'altoparlante di destra. Quelle selezioni tutto normali, niente muti, niente loudness, niente subsonic, niente mono stereo. Tutto al centro, bilanciamento al centro, bassi alti al centro. E quindi niente, accendiamo. Dovremmo sentire un rumore provenire in questo momento. Non sentiamo niente, sembra funzionare. Vediamo se si sente qualche rumore, perché io ho il sospetto che ci sia qualcosa che non funziona. Come dicevo, a livello degli amplificatori operazionali che riguardano il punto d'ingresso, ecco, forse riuscite a sentire il rumore leggero che viene dall'altoparlante, come una serie di scariche, ma non si capisce bene. Ecco, così posso commutare i vari altoparlanti, posso staccarli e sentite i relè che si adattano. E va bene, sono sul altoparlante qua e non ho ingresso in questo momento, non ho nessun tipo di ingresso, soprattutto per ascoltare qualcosa, però non cambia molto. Dovrei selezionare una sorgente un po' differente. C'è un fono, è molto silenzioso lui di suo, devo dire. C'è un source direct e l'unica cosa che possiamo provare qui, evidentemente, con molta calma andare a testare qualcosa e fare le prove. Devo dire che in questo momento non ha fatto nessun difetto. Che strano. Vediamo se riesco a fornirgli un segnale in ingresso. A fornirgli. Gli sto dando un ingresso radio. Vediamo se trovo una stazione un po' più... Vabbè, no, qua si parla, quindi non c'è copyright, va bene. Non riesco a... Ecco, posizionato l'antenna. Un problema che in Francia non è nuovo e che tutto questo dimostra che non è assolutamente risolto. Tutte le bandiere si sentono colpite. Questo canale si sente. L'episodio si sente più piano. Un ragazzo di 17 anni,
andava a scuola, però diciamo il suo profilo non si sente studio, come l'altro di studente, va bene, piuttosto orientato verso, e quindi non sta facendo il difetto. Se commuto sulle casse B non succede niente. Proviamo le casse B a questo punto, o una o l'altra. Il tipico, un ragazzo come ce ne sono centinaia di migliaia, cioè proprio, e comunque proveremo a misurare le tensioni, come ho detto prima. È il terreno dove poi... Ecco, ho collegato le casse B, ora accendiamo sulle casse B. Ecco. E... Radio 3 è diventata improvvisamente muta. Mutismo e rassegnazione, ma l'amplificatore sta funzionando. Ah, ecco. Sta funzionando. Queste scariche non si sentono. Ma probabilmente si è riparato da solo. Una cosa che ho notato è che l'amplificatore acceso, questo scalda molto. Quindi adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. Adesso proviamo a fare un po' di misure sull'amplificatore, perché qui è il caso di fare le cose per bene. Mi sono documentato e ci sono delle tensioni che andrebbero controllate, cosa che ora faremo. Quindi accendiamo l'amplificatore e vediamo se riusciamo a capire. Dunque, da quello che ho visto, qui c'è un tanto un ponte raddrizzatore che dovrebbe darmi... Ho sentito un rumore. Ah, ecco, ha fatto il difetto. Raddrizzatore. Avete sentito questo crack crack? È proprio il difetto. Vediamo se riesco a farvelo sentire. Sono pieno di stronzate qui in mezzo. Vediamo se riesco... L'ha fatto per un istante su questo altoparlante. Quindi noi adesso qui all'ingresso in corrente alternata dovremmo trovarci, dunque vediamo, tra qua e qua abbiamo 91 volt in alternata. Wow, più o meno 91 volt alternata, va bene. Vediamo in continua sul ponte raddrizzatore che cosa mi esce. 120, è una bella alimentazione. Ma quindi allora vediamo, perché qua dovremmo capire la situazione di questi condensatori elettronici nella parte di ingresso del nostro sistema. Qualcosa, ho 44 volt, va bene. E da questo lato invece ne ho, se riuscissi a fare contatto, meno 42. Quindi abbiamo meno 42 e più 44. Ok, adesso vediamo che alimentazione arriva al circuito integrato, che è un NJM4560D, è un operazionale. Io ho letto alcuni commenti molto strani. Questo operazionale deve lavorare tra i 4 e i 18 volt di alimentazione, ma so che la Kenwood ha deciso, non si sa perché, di dargliene 20, e quindi adesso vado a vedere se effettivamente gli arrivano questi 20 volt di alimentazione. Io spero che qua si veda. Gliene arrivano 40, quindi più o meno 20. È giusto, è un'alimentazione duale più o meno 20 volt. Quindi cerchiamo di...
tensione, tensioni giuste. E allora di cosa si tratta? Spero che abbiate capito la situazione. Come dicevo, se io sono qui, io più o meno 20 perfettamente. C'è solo questa differenza di 3 volte. Mentre alla fine qua i Z funzionano perfettamente. Perfetto. Allora qual è il problema? Dove sta il problema? Una delle cose che dobbiamo fare invece è andare a vedere la corrente a riposo. La corrente a riposo, il manuale descrive una procedura ben precisa. Vediamo se riesco a trovare. Ecco qua. Millivolt. Vediamo se riesco a farvela vedere come si deve. Sono 2 test point. Thank you.
situazione sia tutta a posto, come vi ho spiegato, e penso che sia tutto chiaro dalla spiegazione. Adesso cercheremo di, soprattutto, di provare, lo spengo per ora, se il difetto lo fa ancora, perché a questo punto non lo sta facendo più. Quindi non saprei, non saprei. Voi cosa ne pensate? Lasciatemi un commento, perché questa situazione è veramente, devo dire, interessante. Penso che avrete capito che la situazione circuitale qua è particolare, è particolare.